aiuto se vuoi. Allora, ciao ciao. Auguro a tutti una buona giornata. Credo di aver voglia di giocare. Non posso, mi dispiace, devo andare a pulire la casa di Orso. Ecco, tieni. Farla cadere più. Cinema, siamo a lieto fine ormai, ma il destino. Va bene, sta bene. Dico davvero, volevo dare solo una pulitina. Preparerà forse un nuovo spettacolo riservato a noi. Cinema, riavvolge il nastro e poi voilà, riguarda il film finché ti va. Cinema, oggi si riderà, la magia. Sono cresciuta. La magia inizierà. Ciao Dasha, volevo dirti che sono cresciuta e anche un bel po'. Non è fantastico? Sei cresciuta? Sei sicura? Va bene, domani vengo a prenderti. Beh, allora è deciso. Domani io vado da Dasha. Resterò a dormire visto che sarà l'ultima volta. Cinema, storie fantastiche, vivi la magia. Favole lì davanti agli occhi tuoi, sogno e fantasia. Cinema, malinconia e felicità, emozione, gioco e libertà. Già qua.
vediamo presto!
Stavo giocando. Stavo giocando. Questa è colpa mia, ma con gli occhiali non c'entro. Che carina questa macchina fotografica! Oh, devo dire che sono davvero fotogenica! Bene, adesso vediamo dove appenderla. Forte! Oh. Ho dimenticato di fotografare Orso! Orso! Per favore, di cheese! Oh. Credo sia meglio andare fuori a scattare qualche foto. Coniglio, per favore, di cheese. Hai dimenticato di prendere la tua fotografia. Qua, per favore, dite cheese! Ciao ragazzi, per favore, dite cheese! Thank you.
stavo giocando. Passeggiare con il sole che nel cielo. Orso, apri la porta! Oh. E dai, non fare così, fammi entrare! E questo cos'è? A sparire. Oh. Ora mi vedi? Ora non mi vedi? Ora mi vedi? Ora non mi vedi? Ora mi vedi? Ora non mi vedi? Opla! Ta-da! Ma qui non c'è nessuno che vede come diventa invisibile. Orso, apri la porta! Meno male che non mi ha vista. E adesso a chi faccio vedere che sono invisibile? Oh, ma sì, certo! A lui piacerà un sacco! Lascia perdere le carote. Che ne dici di ballare con me? Perfetto! E ora voglio diventare invisibile per qualcun altro. Thank you.
ragazzi, guardate cosa ho qui per voi. Prego, servitevi pure. Non volete mangiare questi deliziosi lamponi? Forza, un po' di coraggio! Oh, ma insomma, che senso ha essere gentili se nessuno può vederlo? Che disastro! Mai visto un disordine simile? Ma chi sarà stato? Orso, ma chi è stato a ridurre la casa in queste condizioni? L'ho catturata! Sì, che bello! Ora possiamo giocare a nascondino! È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato a dama. Cucinare. Oh.
Orso, ho pulito tutto quanto, adesso ho fame. Che cosa ancora? Ma non c'è nient'altro? Oh, ho combinato davvero un bel pasticcio. Senti, piccino, sei stanco dopo questa nuotata? Sei sicuro di non esserti preso un raffreddore, tesoro mio? Non preoccuparti! La tua mammina ti farà guarire in un battibaleno! Nessuno ha bisogno di un dottore. Ma io volevo solo giocare al dottore. Come on.
uccello. Proprio quello che mi serve. Vincerò sicuramente io. Allora, hai paura? Che facciamo? Vogliamo volare fino a casa di Orso? Adesso basta! Fermati! Bene, ecco, così va molto meglio. Vogliamo a normale velocità di scopa, d'accordo? Oh, guardate, sono bravissima a volare! Hmm.
dire che adesso che volo su una scopa mi trasformerò in una striga cattiva? Anche a me crescerà un naso grosso così. Oh, credo di aver chiuso con il volo. Ho detto che non voglio più volare. Orso, la scopa non mi vuole più lasciare andare. Come faccio? Ti prego, aiutami a scendere dalla scopa prima che il mio nasino diventi grande e brutto. Molto bene, sta volando via con le altre. Ho deciso, non volerò mai più. Pieno, potremmo diventare amici. Oh, che belle fotografie! Voglio vedere che cosa facevate al circo. Bene, tu come ti chiami? Ugh!
cerchio! E ora lo tagli in due! Mi raccomando, non perderti più! Mi è piaciuto tagliarla a metà. Oh, ti va di provare? Evviva! Farò parte del circo! Evviva! Ti scriverò una lettera, orso! E non dimenticare di rispondermi! Ci serve un orso clown! Giochiamo ancora a nascondino. Ora tocca a me. A nascondino giocherò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? No, all'istante arriverò. Pronto? No, all'istante arriverò. Ah!
Nasconderti, osso. Devi fare pratica. Ah! Tana per orso! Orso! Ti ho fatto tana. Orso, lo so che sei lì. Orso! Oh! Tana, tana! 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 Di secondo. Che freddo. Ho dormito troppo. Sono in ritardo. Devo scegliere la mia futura professione. Si tratta di una cosa molto, molto seria. Oh, devo
Devo scegliere una professione in modo che nessuno oserà ridere di me. La scienziata! È un lavoro molto serio, quello dello scienziato. Questo lavoro non è uno scherzo, nessuno riderà di me. Vorrei dire... No, a volte anche lo scienziato crea cose divertenti. Preferirei essere un dottore. Voglio che nessuno contraddica mai quello che dico. Chiunque oserà ridere si meriterà una bella puntura. Ho un'idea migliore allora. Farò l'insegnante. L'alunno che oserà ridere otterrà una bella insufficienza. Sai che succederà? Pensi qualcosa qui non va, chissà. Da grande io cosa farò? Chissà se un aeroplano guiderò. Io non lo so se volerò, ma il mio talento brillerà. Crescendo tutto cambierà, chissà. Adesso ancora non lo so. Dove e quando la mia strada troverò. Nessuna di queste professioni è adatta a me. Questa è l'unica cosa che so fare bene. Riesco a far ridere tutti. Cantare e ridere fra noi. Con il sorriso stare insieme a voi. Viviamo i giorni allegri. Gli amici faranno festa intorno a te. Tu sei come sei, resta così. Nuova commedia, ricetta per un disastro. Ciao amici. Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tutti e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice,